Diciamo che seppur napoletana comunque è stata una ricerca sicuramente complessa, perché comunque Ferzan è un regista molto esigente e anche io stessa da napoletana comunque ho preteso molto, ovviamente, cioè riuscire a trovare insomma delle location che non fossero le solite, ma che fosse comunque una Napoli inedita, assolutamente inedita, a partire da Palazzo Mannaiolo, che comunque non è un palazzo diciamo raccontato diciamo, nella cinematografia italiana, insomma, non di sovente quantomeno, e poi anche insomma, Santa Fede Liberata, insomma ci sono tante location, questa casa dei principi dove appunto abbiamo ambientato il personaggio della signora Buonaiuto, insomma, e tante location, quella tra l'altro è una citazione dal film di Rossellini, come appunto diceva la signora Buonaiuto, è la casa del principe Caracciolo, di Rossellini, perché a me mi risulta che la portineria, non quella cosa divertente, la portineria del principe Caracciolo è la portineria dove De Sica col bambino giocava a carte, che è l'oro di Napoli, è questa. Sì, no, quella è invece il salotto insomma è stato ambientato. Aggiuntaglie, e quindi insomma abbiamo fatto questa ricerca comunque insomma di location chiaramente di posti inediti e che potessero raccontare comunque insomma una Napoli non raccontata diciamo in altri film, ecco, quindi cercando comunque di trovare dei posti esclusivi, dei luoghi esclusivi, delle cose anche degli oggetti che non siano banali, che non fossero appunto banali, ma che fossero comunque tutti costruiti in base chiaramente alla storia e a quello che ci necessitava. Anna Buonaiuto prima diceva che Ozzedek ha scelto Napoli forse anche perché Napoli in qualche modo mi ha ricordato la sua città, i colori, le atmosfere, i sapori, gli odori di Istanbul. E Deniz aveva proprio lavorato con Ozzedek per Rosso Istanbul, il precedente film, quindi volevo chiedere anche a lei se insomma, c'è una sorta di intreccio di colori e di affinità fra queste due città. The way we approach the movie, because with Farzan we have been talking about this project for more than 2 years, and we were just dreaming about how we are going to design it, and it was kind of precise for me when I get to Napoli, and since I have been in Napoli a couple of times for the movie, but just for a short time, so I just try to follow my feelings while I was choosing the location, and with Farzan we have a really great match, and it's a rare thing with a designer and director to be in a great contact such as us. So it was amazing to discover the city and create that world. Vediamo la traduzione. C'è un microfono. Sì, in realtà Napoli è molto simile ad Istanbul. E la prima volta che mi sono recata a Napoli mi sono sentita come a casa mia. E naturalmente nell'approccio al film ne abbiamo parlato tanto con Ferzan Ozpetek, perché questo progetto per la realizzazione del film è durato ben 2 anni e mi sono recata alcune volte a Napoli prima di iniziare la lavorazione, però per periodi piuttosto brevi inizialmente. Ho cercato poi
seguire le mie sensazioni nella scelta delle location. E devo dire che, fra l'altro, fra me e il regista Özpetek c'è una notevolissima affinità, e quindi questo grande contatto e affinità fra di noi sono stati sicuramente utili nella realizzazione del film, e non capita spesso di poter riscontrare questi aspetti fra un regista e un designer. E ho scoperto via via Napoli durante la lavorazione, e infine siamo riusciti a creare appunto questo mondo che vedete nel film.